Il Montefeltro si unisce per la solidarietà, per chiedere giustizia per Ismaele Lulli, lo ricordiamo tutti. Sono in tanti questa sera qui al Palazzetto dello Sport di Frontino. Tanta gente, ma soprattutto tanta collaborazione. Mai forse gli amministratori, le Pro Loco così unite in un progetto così importante. Assolutamente, ci aspettavamo una risposta del Montefeltro, ma non questa risposta. Abbiamo un Palazzetto dello Sport stracolmo di persone che sono venute con l'intento di dire: io ci sono e prendo il mio impegno. Sono circa 700 le prenotazioni e sono tantissime le sorprese in scaletta questa sera. Quindi credo che vada oltre davvero ogni nostra aspettativa. Ecco, forza, grande forza da parte di chi ha voluto esserci a questa serata. È una serata conviviale, una serata della quale diciamo sì, ecco, si annuncia anche la speranza. Sì, io sono qui perché noi frati siamo per natura, per storia, per amore, per appartenenza a un territorio, a della gente. Siamo quelli che ricordano la pace, perdono, la misericordia, certamente senza dimenticare quello che può essere il dolore, la sofferenza, il male che può essere fatto. Credo che veramente è molto bello, però, al di là di tutto, è molto bello che l'Italia, io credo che sia questa la grandezza dell'Italia, che proprio nei momenti della prova sa ritrovarsi attorno all'amicizia, alla solidarietà, alla bellezza di volerci bene, ecco, veramente, di non dimenticare che c'è sempre qualcuno che piange, che soffre nella vita e dobbiamo aiutare anche con un piccolo gesto a far capire: non sei sola, non siamo soli mai, ma oltre che dall'alto c'è anche qualcuno accanto. No, la solidarietà si trova soprattutto in questi luoghi. Da noi oggi purtroppo è venuta a mancare una signora di 100 anni e per noi la mancanza di una persona la sentiamo come tutta la comunità, e la solidarietà molto spesso avviene in maniera molto maggiore in questa realtà, in queste piccole realtà. Abbiamo iniziato quasi per caso a organizzare questa serata ed è stato sorprendente come tutte le associazioni del territorio abbiano dato da subito la loro adesione. Una roba incredibile, mai successo prima. Guarda, l'emozione è veramente tanta. La cosa che mi rende ancora più emozionato è la grandissima risposta che ha dato il territorio con tutta questa presenza di persone. Più di 800 persone a mangiare, più altre 100-200 che verranno a vedere lo spettacolo. Quindi formidabile risposta del territorio. Ci ho messo tanto impegno perché sono molto vicino alla mamma di Ismaele per tante situazioni, quindi ci tenevo tanto a trainare il più possibile, a coinvolgere. Ho visto anche parecchi giovani che ho cercato di portare anche qui stasera, ne sono contentissimo che ci sono. Ecco, proprio nella mamma di Ismaele abbiamo visto le emozioni nel salire sul palco, ricevere un assegno importante. Sono contento di questa cosa perché ho visto un po' ultimamente che la mamma di Ismaele era rimasta sola, e vedere oggi che, come dicevi te, anche le amministrazioni sono qui tutte unite per dare forza e con un unico grido di giustizia di Ismaele è bellissimo. E non finisce qui ovviamente, perché tu hai sempre in serbo qualche sorpresa. Sì, io non finisco qui, sono un uragano, non c'ho notte che non sto fermo a dormire che penso. Quindi abbiamo sul palco, a ritirare l'assegno, Debora. Un grande applauso, grazie. Credo che meriti anche alzarsi un attimo, perché questo applauso è per Debora e per Ismaele. E affinché qualcosa cambi, grazie al dialogo, grazie all'impegno, alla comunicazione.